Parliamo di volley, è una delle squadre più forti a livello europeo, la Lube Civitanova, che vuole tornare a vincere in un trofeo che conta. Ci proverà da lunedì prossimo nel mondiale per club che si giocherà in Polonia, esclusiva Rai. I consigli del regista brasiliano Bruno al microfono di Maurizio Colantoni. Bruno, potresti essere il nuovo sindaco di Civitanova? Secondo me è solo se riusciamo a vincere tutto. Questo forse il nostro sindaco ci darà questa mano, no? Scherzi a parte, preferisco la pallavolo, dai. La scelta di Civitanova, anche perché è un paese, è una città di mare? Sì, sicuro, sarebbe una Copacabana nelle Marche, e no, mi trovo benissimo. Non mi vedevo tornando in Brasile, volevo questo agonismo di essere in un grande club. Di giocare manifestazioni come questo mondiale per club, della Champions League, sono campionati che mi mancano e per questo la Lube sicuramente è stata la scelta giusta. Bruno è venuto alla Lube per vincere. Sì, questa è una manifestazione che mi manca, che manca alla Lube, e per questo diciamo che ci aspettiamo tanto di questa manifestazione e siamo molto carichi. Le squadre più forti del mondo nel girone di Civitanova c'è Belgrado, c'è lo Zenit Kazan. La prima sarà proprio quel Belgrado. Sicuramente, squadra campione polacca, dopo il Kazan che non ha bisogno di parlare, che negli ultimi anni ha vinto tutto. Allora ciao a tutti, da lunedì Forza Lube nel mondiale per club, vi aspettiamo su Rai Sport. Ciao!